siete per la legalità non a senso unico, ma nei confronti di tutti, soprattutto se state dalla parte dei cittadini, battetevi per questo. Oramai siamo alla vigilia della stagione, ma guardate, ad aprire i 14 varchi già individuati non ci vuole niente, basta che o li apre volontariamente o li apre praticamente la forza dell'ordine. Noi ripetiamo, se la politica, questa amministrazione non ci darà risposte, saremo costretti a rivolgersi ai magistrati, in barba alla legalità che professano questi amministratori. Io penso che quando si parla di legalità, la legalità non può essere a senso unico, nel senso che non può essere solo da una parte, non si può vedere la legalità solo verso chi per un periodo è stato incaricato di gestire una spiaggia e non è riuscito a gestirla bene, e allora vabbè, leviamo tutto, abbattiamo tutto, perché la legalità, se deve essere applicata, deve essere applicata su tutti i chilometri che vanno dalla Cristoforo Colombo fino al porto. E in questi chilometri che vanno dalla Cristoforo Colombo al porto, di legalità ce ne sono tante, troppe, ce ne sono state tante e troppe, ed anche per certi versi nel tempo coperte e avallate. Per cui io penso che se di legalità si deve parlare, non si deve parlare a senso unico. È successo che purtroppo molta cittadinanza italiana, cioè romana o italiana, si è creato delle aspettative sui 5 Stelle che adesso puntualmente li stiamo vedendo che è quello che sono. Purtroppo alla fine uno ci va dentro l'urna, vota e si becca quello che si becca. Noi lo sapevamo, qualcuno l'aveva capito, molti no. Uno, due. Per quanto riguarda, e quindi questo è litorale, per quanto riguarda Ostia, io volevo sapere, ma per esempio, tutta quella parte che riguarda Papagni e Company poi, e tutti quegli stabilimenti, cioè lì ci sono delle strutture pesanti, che cosa ci vogliamo fare? Io voglio entrare là, non voglio essere visto, guardato brutto, semplicemente perché non pago. Questo succede. Va bene, questo l'abbiamo detto, cioè la legge lo prevede, non è che lo diciamo noi, è la legge che prevede che ogni 300 metri ci deve essere un accesso libero al mare, ma non un cunicolo come questo che hanno fatto qua, ci deve essere un varco aperto per poter andare al mare. Questi signori sono titolari di concessioni, se nel tempo, così come hanno fatto abusi, si sono allargati, hanno sequestrato la spiaggia, eccetera, o ripristinano i luoghi, oppure decade la legge, lo dice la Raggi nella sua ordinanza, il fatto che non le fa applicare, dice che si ritira la concessione. Il mare è di tutti, la spiaggia è appunto uno spazio nel quale possiamo godere la bellezza di questo nostro municipio, che è data innanzitutto da risorse naturali che noi troviamo già fatte, come il mare ce lo troviamo già fatto, e noi dobbiamo appunto fare del tutto perché i cittadini ne possano godere appieno. Grazie. La vicenda dei varchi, se voi andate qui al pontile, ci sono due piccole stradine che proprio ieri l'hanno un po' risistemate, quindi noi accediamo al mare in modo clandestino, come dei clandestini, quando dovrebbero esserci i varchi aperti per legge. E qui rivolgiamo un appello anche alla Capitaneria di Porto. L'autorità portuale deve fare in modo che le ordinanze siano rispettate. Noi abbiamo quindi una illegalità. Quindi la nuova amministrazione, che si fa tanto di fare battaglie per la legalità, ci dimostri con i fatti concreti.